Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Mi presento come sempre per chi si connettesse oggi per la prima volta. Io sono Cinzia e dal 2012 mi occupo di recensioni letterarie sul mio blog Sapore di Libri. Il libro di cui vi parlo oggi è la mia ultima lettura ed è il libro col quale ho terminato il 2020 e che mi ha accompagnato appunto in questi primi giorni del 2021 ed è La sorella sbagliata di Camilla Filippi. Questa è la copertina. Allora, io questo libro l'ho scoperto la scorsa estate perché lo stava leggendo un ospite della struttura dove ho lavorato. Mi è piaciuto il titolo, come sempre io vengo conquistata dai titoli. Ho letto la trama e mi ha coinvolto e ho chiesto alla ragazza che lo stava leggendo, Totò, cosa ne pensasse. Scusate, è una disgrazia. E lei appunto mi ha detto che le era piaciuto, sì, l'aveva trovato carino, ma niente di che. E siccome io non mi faccio mai influenzare, diciamo, dai commenti degli altri lettori, ma preferisco sempre leggere prima in prima persona e poi dare il mio parere, un po' come canta Rino Gaetano, mio fratello è figlio unico perché non ha mai criticato un film senza prima vederlo, ugualmente faccio io, prima leggo e poi do il mio parere. Anche perché mi è capitato tante volte di aver, sentito dei giudizi completamente negativi su alcuni libri che poi sono diventati per l'appunto i miei preferiti, per cui preferisco sempre testare con mano. E questo libro è l'opera prima di un'attrice, l'attrice è appunto Camilla Filippi. Io sinceramente non la conoscevo neanche come attrice, ho visto, ho letto la sua biografia, ha fatto diversi film, soprattutto fiction, quindi forse è per quello che non la conosco, perché le fiction non le guardo un granché. E è appunto la sua opera prima e come dice lei stessa nei ringraziamenti finali, si è ispirata per la storia a sua madre e a sua zia. Infatti, le protagoniste della storia hanno proprio i nomi di sua mamma e di sua zia, Luciana e Giovanna. E come la Giovanna del libro, sua zia, anche lei è disabile, però queste sono le uniche cose, quindi i nomi e la disabilità della zia sono le uniche cose vere, diciamo, di tutta la storia, perché per il resto ovviamente è pura fantasia. Allora, la storia è ambientata nel 1978, nella primavera del 1978 e si svolge nell'arco di una settimana. Comincia il 2 di maggio, quando Luciana appunto riceve la comunicazione dell'improvvisa morte della madre, e termina il 9 di maggio, 9 maggio 1978, che è una data che nessuno può dimenticare perché è la data dell'uccisione di Peppino Impastato ed è anche la data in cui fu ritrovato il corpo morto, appunto, il cadavere di Aldo Moro. E le due protagoniste appunto sono Giovanna e Luciana, sono due sorelle adulte, l'età non viene specificata ma credo abbiano più o meno sulla trentina d'anni. Giovanna è la maggiore ed è appunto affetta da una disabilità fisica, è spastica, e invece Luciana è la sorella cosiddetta normale, anche se effettivamente bisogna capire dove comincia e dove finisca la cosiddetta normalità. Però Luciana ha un carattere un po' particolare, è una donna che rimugina molto, è una donna che si fa tante fisime, tante paranoie, e quindi lei si sente, da una parte si sente responsabile per questa sorella che ha così tanti problemi a suo dire, però dall'altra si sente anche in colpa, si sente in difetto, perché lei è normale e sua sorella no. Si sente appunto la sorella sbagliata e pensa che quella giusta è lei e che lei ha sbagliato a nascere normale, avendo una sorella appunto malata. In realtà Giovanna, che è sì disabile nel fisico, però è molto scaltra di testa, è molto intelligente, e lei ha capito i punti deboli della sorella, ha capito che sua sorella ci sta male e quindi li va ad esacerbare, la fa sentire ancora più in colpa di quanto lei essa stessa già non si senta. E perché lo fa? Lo fa perché ha un carattere difficile, lo fa perché magari vuole essere considerata, lo fa per esorcizzare questa sua malattia. Per tanti motivi lei appunto fa sentire sua sorella sempre in colpa e la tratta con freddezza, sin da quando sono bambine. Appena può, appena è grande, Luciana se ne va e lascia Milano, la casa dove abitava appunto con sua mamma e con sua sorella. Il padre non l'ha mai conosciuto perché ha lasciato la famiglia quando lei doveva ancora nascere. E Luciana si trasferisce a vivere a Bologna. Qui cambia completamente vita e per sancire questo cambiamento di vita si tinge i capelli, da bionda diventa mora. Tant'è vero che i suoi amici, visto che ha la pelle bianca, i capelli a caschetto mori, la chiamano Biancaneve. E diventa insegnante, va a insegnare in una scuola superiore, si fa un giro di amicizie e continua. Ecco, comincia una nuova vita tranquilla da sola in autonomia. Fino a quando, appunto, il 2 di maggio del 1978, mentre sta facendo lezione, viene
chiamata in presidenza perché è arrivata questa telefonata che le comunica appunto la morte improvvisa della madre. Quindi lei è costretta su due piedi a correre alla stazione per prendere il treno e tornare a Milano, sia per prendersi cura della sorella, sia per organizzare i funerali. Mentre lei è in treno, ovviamente inizia a rimuginare, inizia a pensare, inizia di nuovo a sentirsi in colpa perché la madre è morta e lei non c'era perché il giorno prima che lei morisse si era dimenticata di telefonarla, quindi dice magari se io l'avessi telefonata non sarebbe successo niente. Si sente in colpa perché Giovanna era da sola con lei e dice, quindi pensa che magari sia distrutta dal dolore. E poi pensa anche a cosa fare con Giovanna perché dice non posso lasciarla sola e lei non ce la fa e Luciana non ha intenzione di tornare a vivere a Milano, quindi valuta la possibilità di portarla con sé a Bologna. Quando arriva a Milano, però, lei trova un quadro completamente diverso. Giovanna non è distrutta dal dolore come lei immaginava, ma anzi l'accoglie con freddezza, con glacialità, sembra quasi che questa morte non l'abbia toccata e la tratta sempre con sufficienza, come ha sempre fatto da bambina, e le dice chiaramente che non ha intenzione di andare a vivere con lei a Bologna, perché lei comunque sì, è spastica, ma è autosufficiente, lei ha la sua vita e vuole continuare a farla. E poi la obbliga, diciamo quasi, le impone di fare un viaggio subito dopo il funerale della madre per andare a Stromboli. Stromboli era il posto, il luogo che sua madre avrebbe sempre voluto visitare, ma non c'era mai riuscita. Quindi Giovanna dice: in onore di nostra madre, facciamo questo viaggio e andiamo a Stromboli. E le dice anche che se Luciana non vuol partire, lei parte comunque, parte con Briciola. Briciola è la sua cagnetta, che per l'appunto è paraplegica pure lei. Ovviamente Luciana non se la sente di mandarla da sola, quindi fa buon viso a cattivo gioco e decide di partire con lei. Però riesce a farle cambiare idea sulla meta. Dice non andiamo a Stromboli, che è troppo lontano, ma andiamo a San Benedetto del Tronto, che era un'altra località dove lei e la madre e Giovanna erano stati in vacanza insieme. Quindi lei si dice d'accordo e partono. Ovviamente Giovanna non può guidare, perché nelle condizioni non ha la patente, perché appunto è a queste condizioni fisiche che glielo impediscono. E Luciana ha lasciato la macchina a Bologna ed è andata su in treno, per cui si fanno prestare una macchina da un amico di Giovanna, una macchina tutta scalcagnata, e partono all'avventura. Durante questo viaggio ne succederanno di ogni, ci saranno imprevisti, incidenti e incontreranno dei personaggi stravaganti, dei personaggi veramente particolari, sui generis, diciamo, molto eccentrici. Alcuni li accompagnano. Saranno con loro per pochi minuti, qualche ora, mentre invece altri le accompagneranno proprio nel loro viaggio, quindi diventeranno compagni di viaggio e raggiungeranno insieme la meta. Questo viaggio sarà per Luciana e per Giovanna non tanto un viaggio di piacere quanto un viaggio nel passato, un viaggio nei sentimenti. Faranno luce sul loro rapporto, questo rapporto così complesso, così difficile, che però comunque nasconde un grande amore che non si sono mai dette, non si sono mai dimostrate. E sarà appunto l'occasione per fare il punto della situazione e per cambiare poi le cose in futuro. E questo romanzo si basa appunto su due punti cardine. Uno è la difficoltà dei rapporti interpersonali, soprattutto quando manca il dialogo. Quando manca il dialogo e ci si basa esclusivamente sul percepito, perché le cose comunque non sono mai come sembrano e ognuno può percepire una cosa che magari non è vera, per cui se due persone non si parlano, non si chiariscono, non si dicono il loro punto di vista, ovviamente il rapporto non può essere alla pari e non ci può essere verità e non ci può essere appunto un rapporto vero, perché comunque tutto si basa su quello che si pensa, non su quello che realmente è. Un altro punto cardine di questo romanzo, visto che il concetto viene più e più volte ribadito e tante volte viene scritto anche in corsivo proprio per rimarcarlo, è il fatto che nella vita non bisogna rimuginare, bisogna essere leggeri, non pesanti, bisogna cogliere gli eventi, lasciar fluire le cose, non porre resistenza, perché è soltanto così che possiamo vivere meglio e vivere bene. Ed è una cosa che appunto Luciana poi arriverà a capire nel corso appunto della storia. Io questo romanzo l'ho trovato molto originale, molto divertente, perché in alcuni punti è veramente divertente, avvincente, si legge bene, scorrevole, scritto bene. C'è stato solo un piccolo particolare, valigie, scritto senza la E che ho notato più, senza la I che ho notato più volte, però vabbè, svista, può capitare, però appunto è scritto bene, si legge bene per essere un'opera prima. Tanto di cappello, e l'unica cosa è che nella seconda parte diventa un po' troppo caotico e soprattutto troppo troppo surreale. Però, ripeto, per essere un'opera prima la promuovo a pieni voti e mi sento di consigliarla perché è una lettura non è proprio impegnatissima, però non è neanche disimpegnata al massimo. Una lettura interessante che si legge bene, fa riflettere e fa divertire. Per cui ecco, ve la consiglio, vi faccio nuovamente vedere la copertina, che è la sorella sbagliata di Camilla Filippi. Quindi leggetelo perché comunque è un libro divertente.
E come al solito vi parlo anche del mio libro che ho sbloccato, che potete trovare sia in versione ebook che in versione cartacea su Amazon, su IBS, sulla Feltrinelli, Mondadori Store e Libraccio.it. È una raccolta di racconti, storie di vita vissuta, pensieri, aneddoti. E come ho detto, sto scrivendo il secondo, ho già cambiato il titolo, non lo chiamerò più liberamente, ma in un altro modo che non dico perché tanto capace che ricambio nuovamente, però in questi giorni natalizi ci ho lavorato molto, ormai mancano gli ultimi due capitoli e poi insomma ci siamo, diciamo, poi ci sarà da pubblicarlo e da leggerlo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo anche il mio blog dove potete trovare le mie recensioni scritte, che è Sapore di Libri, la piattaforma Blogspot, e oltre alle recensioni scritte trovate anche le citazioni che traggo dai libri. Vi invito nuovamente a leggere il libro di Camilla Filippi, La sorella sbagliata, e vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima. Ciao, grazie e buon anno visto che non ve l'avevo detto all'inizio. Ciao.